Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su FK Giorni e in questo video entreremo finalmente nel regno onirico e vi mostrerò come andare ad impostare una squadra per andare a battere il ciclope celeste. Io sono arrivata al livello epico al momento e il livello dei miei personaggi è quello che avete visto anche nel precedente video, quindi ho quattro personaggi a livello 120 e il quinto personaggio del team è a livello 110. Non sono neanche di grado altissimo, ho solo Florabella che è di livello mitico. Per quanto riguarda gli altri personaggi, sono tutti ancora di grado un pochino bassino, perché comunque giocando free to play non è che ci sia, insomma, tanta possibilità di fare molto al momento, bisogna aspettare un po'. Ma comunque in questo video vi andrò a mostrare un po' di team che vi un po', più che un po', un paio di team che vi aiuteranno ad infliggere quanto più danno possibile al ciclope celeste. Sono team che vanno bene a qualsiasi livello di difficoltà del boss. Quindi non vi mostrerò la battaglia in sé. Quindi non vi mostrerò la battaglia in sé, ma comunque vi mostrerò i personaggi e come sistemarli sulla griglia di partenza prima appunto di avviare il match contro questo boss. E quindi partiamo con il primo team che è composto da la nostra scimmietta Smokey e Merky, che vi darà la possibilità di, come al solito, curare a bomba, ma fungerà anche un pochino da tank, perché lui lo andremo a mettere praticamente in prima linea in maniera tale da coprire quanta più porzione possibile della mappa della griglia di gioco vicino al boss. Dopodiché, subito dopo la nostra scimmietta, andremo ad inserire Mary Lee proprio dietro di lui. Lei, essendo un cecchino, fa danni dalla distanza ed è particolarmente valida contro questo boss. Alla sinistra di Marilyn andiamo a mettere il buon Corin. Lui è un guerriero, fa un sacco di danno e contro questo boss è particolarmente indicato. Con la sua seconda abilità, poi va a fornire anche uno scudo a un alleato, per cui insomma fa anche un pelino da support e non ci dispiace, visto che comunque il ciclope fa un sacco di danni con quel suo raggio maledetto quando lo spara. Ovviamente, giovani, se siete arrivati al ciclope epico, come nel mio caso, praticamente non dico che vi one shotta la squadra a quel livello lì e al grado in cui ho io i personaggi. Ma comunque poco ci manca, per cui è normale che se vi vengono comunque arati tutti i personaggi è perché comunque li dovete potenziare. È vero che possiamo andare a creare una squadra che sinergizza molto meglio rispetto ad altre, ma è anche vero che comunque questi personaggi vanno in ogni caso potenziati, per cui insomma non dimenticatevi che vanno comunque mantenuti certi tempi di farming AFK, soprattutto se siete free to play. Per cui portate pazienza, è anche un gioco di pazienza, oltre che di strategia. E poi subito dietro Corin possiamo andare ad inserire il buon Odin. Anche lui è un cecchino e anche lui fa danni dalla distanza. Lui è fortissimo. In tante tante situazioni risulta veramente una svolta averlo in squadra e contro il ciclope è particolarmente interessante, soprattutto in un team del genere. Sinergizza molto bene con gli altri personaggi e ve lo consiglio in un team costruito così. Dopodiché, alla destra di Marilyn, nella parte più estrema della griglia, proprio subito sulla destra di Marilyn, appunto, andiamo ad inserire Kruger. Lui è utile perché? Perché è un guerriero, perché va ad abbassare le difese del nostro boss e comunque dei nemici che stiamo andando ad affrontare, e quindi risulta particolarmente utile proprio per quello. Con lui in squadra possiamo andare effettivamente a causare più danno al boss proprio perché ne abbassa le difese. Se non avete Odi o lo volete sostituire, lo potete sostituire con Scarlita. È molto difficile da ottenere questo personaggio, però in ogni caso magari se ce l'avete potete provare a sostituire Odi con lei, perché lei fa
Intanto è un guerriero e fa del danno a Oe, quindi contro i servitori del ciclope celeste è molto molto interessante, facendo danno ad Aria, appunto, li fa fuori praticamente tutti in minor tempo rispetto magari ad un Odi. Mentre invece al posto di Kruger possiamo andare ad inserire il buon Reiner, anche lui un po' complicato da ottenere, soprattutto perché è free to play come noi. Ma lui è particolarmente interessante perché utilizza questa meccanica di teletrasporto sia di un personaggio sulla griglia sia dei nemici sul campo di battaglia. È divertente da usare e anche lui è molto molto utile, sinergizza molto bene con una squadra del genere. Per cui se ce l'avete, provatelo. Come potete vedere dall'immagine che vi sto mostrando in questo momento, i nostri alleati vengono sistemati sulla griglia di partenza in questo modo qui. Qualora invece aveste deciso di utilizzare Reiner e Scarlita, con quest'altra immagine potrete vedere come andare a sistemare gli eroi sulla linea di partenza. In alternativa, giovani, io vi propongo come al solito questo team qui. Io con questo team sono arrivata a livello epico a questo livello appunto dei personaggi, per cui anche questo team funziona particolarmente bene, vi dico la verità. A livello epico, invece, assolutamente no, me li squaglia tutti subito e non riesco ad andare avanti, per cui mi tocca aspettare un attimo e potenziare un pochino i miei personaggi, perché appunto, come potete vedere, a livello epico faccio pochissimo danno. Sono arrivata solo al 9,4% utilizzando la squadra che vi ho elencato e utilizzando anche l'ultima squadra che vi ho mostrato, che è quella che utilizzo per progredire nella storia e per la progressione FK. E il problema è che effettivamente quando spara il raggio me li sciotta praticamente quasi subito, me ne rimangono in vita due o tre e con il successivo raggio vengono arati tutti. Per cui qui tocca aspettare un attimo e livellare un pochino, ma comunque sono veramente 2/3 ottime squadre per battere questo boss. Detto questo, giovani, anche per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille a tutti gli abbonati e a tutti super grazie e vi do appuntamento al prossimo video.